Ciao a tutti! Oggi ci immergiamo in un argomento davvero affascinante, il viaggio dell'eroe nei film documentari. È un approccio che uso spesso nelle mie storie per dare loro profondità e un fascino universale. E sono entusiasta di condividere come potete fare lo stesso nei vostri progetti documentaristici. Ma cos'è il viaggio dell'eroe? È una struttura narrativa che prevede 12 tappe distinte che gli eroi attraversano in molte delle nostre storie più amate. Ma come si applica ai documentari, soprattutto quando si cattura la vita reale? Analizziamola passo dopo passo. Innanzitutto abbiamo il mondo ordinario. Qui si prepara il terreno, presentando il soggetto nel suo ambiente abituale prima che inizi l'avventura. Per un documentario questo potrebbe significare mostrare la vita quotidiana del protagonista. Poi c'è la chiamata all'avventura. Accade qualcosa che sconvolge la vita ordinaria del soggetto. Potrebbe essere una sfida, una scoperta o un cambiamento radicale delle circostanze. È qui che il pubblico inizia ad appassionarsi. Si passa poi al rifiuto della chiamata. Il soggetto potrebbe esitare o mostrare riluttanza a entrare nel mondo nuovo o che cambia. Questo aggiunge profondità al personaggio, mostrando le sue vulnerabilità o paure. Segue l'incontro con il mentore. Nei documentari questo potrebbe essere un mentore letterale o un incontro significativo che fornisce una guida o una saggezza, spingendo il soggetto verso il suo cammino. Ora arriviamo al momento del varco della soglia. È il momento in cui il soggetto si impegna nel suo viaggio. È un punto di svolta potente in cui la posta in gioco è alta e non si può tornare indietro. Subito dopo arrivano prove, alleati e nemici. Mentre il soggetto si muove nel suo nuovo mondo, affronta ostacoli, trova aiutanti e forse si confronta con antagonisti, il che rende la narrazione più ricca e avvincente. L'avvicinamento alla caverna più profonda rappresenta un momento di riflessione o di preparazione per la grande sfida che lo attende. Spesso è un momento di raccolta delle forze prima della crisi centrale. Nel Calvario il soggetto affronta un ostacolo o una crisi importante. È il momento della verità in cui la sua determinazione viene messa alla prova, spesso rivelando nuove forze o intuizioni. Se emerge vittorioso, si giunge alla ricompensa, ovvero la conquista del tesoro o il raggiungimento dell'obiettivo. Ma il viaggio non è ancora finito. La via del ritorno significa la decisione di tornare al mondo ordinario. Il soggetto potrebbe essere inseguito da forze vendicative o dover decidere se può tornare al modo in cui erano le cose. La resurrezione è il culmine, è una prova finale, spesso più severa, in cui il soggetto deve usare tutto ciò che ha imparato per superare quest'ultima sfida. Infine abbiamo il ritorno con l'Elisir. L'eroe torna a casa trasformato, con una nuova saggezza, o forse anche con una soluzione per aiutare gli altri. Nei documentari questo potrebbe significare che il soggetto ha innescato un cambiamento o ha portato una nuova comprensione del suo mondo. Incorporare il viaggio dell'eroe nei vostri documentari non solo aggiunge struttura, ma fa risuonare profondamente la vostra narrazione con il vostro pubblico, trasformando storie semplici in saghe memorabili. Ricordate che il potere di una buona storia sta nella sua capacità di relazione e di connessione emotiva. Provate ad applicare queste tappe al vostro prossimo progetto documentaristico e guardate la vostra storia prendere vita in un modo che si connette davvero con i vostri spettatori. Grazie per l'ascolto e buone riprese.